scusate per adesso. Buongiorno, grazie di essere qui. Grazie. L'abbraccio tra il segretario del PD Pierluigi Bersani e Pape Diop, portavoce della comunità senegalese fiorentina, quello bipartisan dei leader politici in segno di solidarietà e soprattutto loro, gli oltre 15.000 stranieri che hanno sfilato a Firenze in memoria di Mor Diop, 54 anni, e Modus Amb, 40, i due ambulanti senegalesi uccisi martedì 13 dicembre da Gianluca Casseri, folle legato al movimento di estrema destra Casa Pound. Sono queste le istantanee della giornata di mobilitazione generale della comunità senegalese in Italia per dire no al razzismo. Il corteo fiorentino, guidato dai familiari delle due vittime che innalzavano foto e striscioni per ricordare Mor e Modu, ha sfilato tra Piazza Dalmazia, luogo dei primi agguati, e Santa Maria Novella. Ci sono stati anche piccoli momenti di tensione, ma in gran parte la manifestazione è stata pacifica e rispettosa, come ha tenuto a sottolineare Pape Diop, che tuttavia non ha risparmiato critiche a quei partiti politici di ispirazione cattolica che tuttavia seminano odio razziale, specificando poi di riferirsi alla Lega Nord. In ogni caso, quella di sabato 17 dicembre è stata una giornata dedicata alla tolleranza in tutta Italia, qui siamo a Napoli, e migliaia sono scesi in piazza contro il razzismo e contro Casa Pound, che tuttavia, pur ritenendo l'accaduto un'immane tragedia della follia, ha fatto sapere in una nota di non sentirsi in colpa e quindi di non dover chiedere scusa a nessuno.